Perché Luca Onestini ha allontanato Nikita Pelizzona al VIP, cerco la donna della mia vita. Fa ancora discutere l'atteggiamento di Luca Onestini adottato nei confronti di Nikita Pelizzon. L'ex tronista, dopo essersi avvicinato alla sua inquilina, le confessò di vederla solo come un'amica. Dopo accuse, insulti e numerose liti, i due hanno interrotto ogni rapporto e non sembrerebbe esserci aria di pace. Mentre in molti da casa credono che Onestini non abbia provato a conoscere meglio Nikita perché è fidanzato. Il VIP dalla casa del Grande Fratello ha spiegato che ora cerca la donna della sua vita. Luca Onestini, in un lungo sfogo con Gioele De Donai e Oriana Marzoli, ha spiegato di voler vivere una storia d'amore che duri nel tempo, stando alle sue parole. Non si accontenterebbe più di un flirt. Distinguersi sempre. Se io qui inizio qualcosa con qualcuno mi ci metto insieme. Stiamo convivendo. Anche nella vita fuori, se frequento qualcuno, spero che sia l'ultima. Spero sia l'ultima, cerco quella donna lì. Altrimenti non mi ci metto insieme per provare. Il VIP ha spiegato che oggi cerca la donna della sua vita, non ha interesse a conoscere qualcuno con il quale non scatta quel qualcosa in più. Io se parto è per fare altro, altrimenti non ho bisogno di fare finta. Come succede nella vita fuori. Deve esserci quel qualcosa in più, altrimenti niente. Io qui sono esattamente come sono fuori. Se mi metto con una donna, spero che sia l'ultima. Ho 30 anni. Ieri pomeriggio alcune dichiarazioni di Nikita Pelizzon smentirebbero le confessioni di Onestini fatte questa mattina. La VIP, commentando il 2 di picche ricevuto dal suo inquilino, ha raccontato che durante lo shooting per il settimanale Chi, lui si avvicinò particolarmente a lei. Si mise dietro di me, io ballavo e muovevo i fianchi. Avevo un vestito aderente, le sue parole seguite dalla spiegazione fisica, Onestini le avrebbe sfiorato il seno. Poi le avrebbe messo le mani dietro la schiena. Poi mi disse: dimmi delle porate. Gli dissi: dai smettila. Come posso vedere questa scena in amicizia?